Torniamo in Veneto, in un'altra città che per tanti anni, per decenni, da sempre è stata rossa. Andiamo a Rovigo ed eccolo qua il sindaco di Rovigo. Avanti, avanti, un leghista con le palle. Attenzione perché adesso partiranno gli spari, io vi ho avvisato. Forza con gli spari se ci siamo, forza con gli spari! Tutti giù, grazie. Occhio! E tocca a Massimo Bergamin che si spari, li spara Rovigo! Grazie, grazie cittadella, grazie popolo veneto. Da un comune di frontiera, da pochi chilometri dal Po, da pochi chilometri dal fratello Bergamini, che ho qualcosa in più in me, per adesso una I, magari una maggioranza che in questi giorni mi sta mettendo, qualcuno scrive sui giornali oggi a dura prova, ma a dura prova di che cosa? Per decidere se stare dentro o fuori dall'ANCI? Ma chi cazzo se ne frega dell'ANCI? Io ogni mattina entro in comune e prima di entrare in comune faccio il giro della città. Dei miei vecchi, dei miei anziani, delle mie nonnine in casa di riposo, e tutti si chiedono: Massimo, quando farai le nomine? Ma quali nomine? Io devo cercare i soldi per continuare ad assistere questi nostri anziani. Invece quando entro in comune devo trovare qualcuno che si presenta per interposta persona arrabbiato, e sarebbe Sua Eccellenza Signore Prefetto, illustre ospite della mia città, perché il prefetto è ospite del mio territorio, e mi dice: lei sindaco, domani mattina, anzi sarebbe bello che mi dicesse domani arriveranno altri 30 clandestini, me lo dice, guardi che ieri ho già collocato 30 clandestini. Io gli dico: scusi prefetto, ma perché non mi ha avvisato? Ah, perché noi possiamo fare questo. Bene, tutto questo vi fa capire che noi a casa nostra non contiamo nulla e siamo noi la nuova resistenza, non chi complice di Roma ci fa subire tutte queste situazioni, dove io ogni mattina non riesco a dare risposte alla città che va in una direzione di assistenza, di assistere tutte le famiglie che mi vengono a chiedere. Io, caro sindaco, da dopodomani sono in mezzo a una strada, sindaco delle signore, degli uomini di 60-70 anni che mi dicono: questo è mio figlio, questa è mia figlia di 40 anni, laureata, che non ha un lavoro, e tu invece agevoli queste situazioni. E io ripeto ogni giorno: io non agevolo nulla, guardate verso un'altra direzione. Quindi il problema non è ANCI sì o ANCI no, il problema è che dobbiamo tornare ad essere riferimento del territorio e lottare ogni giorno per la nostra gente. Questo è il punto. No 35 euro indirettamente in mano a quelle che diceva prima giustamente il collega, le cooperative di riferimento di un colore preciso, le cooperative rosse. Quindi qui non si tratta di capire da che parte stare, ma capire che bisogna sempre e comunque stare dalla parte del popolo, sempre e comunque stare da chi ogni giorno ci deve dare la forza, deve dare fiducia. Per me non è un problema di maggioranza e di equilibri interni, non è un problema di portone, poltrone. Se servirà andremo a casa, torneremo a votare in primavera prossima, perché dovremo essere più forti. Questo è il punto, sempre e comunque dalla parte della nostra gente, liberi di scegliere per tornare a decidere. Grazie cittadella, grazie Veneto, grazie Lega. Grazie, grazie a Massimo.